Ciao a tutti ragazzi, io sono Mirko Merlo e in questa rubrica troverete le analisi dei miei giri veloci. In questo caso abbiamo fatto una for fun di Italia Racing Team con le Shell di Cobra ad Alabama. Iniziamo con l'analisi. Allora, auto super divertente, molto difficile da guidare, che non perdona niente, non perdona nulla questa macchina. Sentirete tutto il giro dire occhio con il gas. Tutto il giro. Quindi partiamo. Si parte dal rettilineo iniziale di terza. Terza proprio sturata. Terza sturata. Si frena quando l'asfalto inizia a diventare grigio chiaro. In questa, diciamo, porzione di asfalto dove vediamo questo grigio chiaro. La frenata qui non è molto forte. Infatti, come potete vedere, io freno a metà. E in questa curva dobbiamo cercare di far ruotare l'auto verso il punto di corda. Io purtroppo in questo giro veloce non sono riuscito perché ho fatto un micro bloccaggio. Comunque dovete cercare di terza, arrivi qui sul grigio, frenata lieve, tieni la frenata, scalata di seconda, la fai un attimo inserire e poi piano piano dolci con il gas. Seconda, si cerca il punto di corda, dolce, dolce, dolce con il gas. Se si riesce, lo si dà un attimo al 100%, ma insomma, stare molto attenti con il gas. Prossima curva, anche qui c'è da cercare di far ruotare l'auto, cerchiamo di far ruotare la macchina, anche qui, e poi questa curva si fa circa a metà gas e dobbiamo cercare di far ruotare il posteriore dell'auto. Con l'acceleratore, un drift. Dobbiamo fare un drift, però non dobbiamo farlo troppo. Uno, perché perdiamo solo la macchina e perdiamo un sacco di tempo. Di conseguenza non riusciamo a portare velocità. Perché quando tu fai partire in sovrasterzo la macchina, fai slittare le gomme dietro, comunque non hai trazione e perdi tempo. In questo caso, però, secondo me va bene perché riusciamo a far ruotare bene l'auto. In caso contrario, dovremmo o tenere alzato il gas o tenerlo proprio al 10% e andare di sterzo. Secondo me è una cosa che non paga. Qui, secondo me, paga dosare molto l'acceleratore e far ruotare l'auto in sovrasterzo. Proseguiamo. Vedete, non accelero al 100%, solo qui accelero al 100% e qua attenzione. Qua bisogna arrivare il più dritto possibile perché c'è questo scollinamento che destabilizza completamente la macchina. Io, quando arrivo all'apice, quando arrivo al cordolo, alzo appena appena il gas. Anche questa volta in questo video non sono riuscito a far trazionare perfettamente l'auto, purtroppo. Però, insomma, qui la tecnica è che metti terza appena prima della fine della salita, alzi appena appena per farla trazionare e ributti giù. Vediamo. Vedete qua non sono riuscito a trazionare bene. Poi, la prossima curva si frena al cartello 3. Appena prima, un 10 metri prima, e si affronta in questo modo. Bisogna avere subito una frenata non troppo incisiva, bisogna frenare diciamo al 50, tra il 50 e il 70%. Dobbiamo far caricare bene l'anteriore e una volta che l'anteriore è caricato bene, possiamo andare a frenare forte. È una tecnica molto particolare, sia perché quest'auto è molto morbida e ha bisogno di caricarsi, sia perché è una frenata in discesa, quindi possiamo poi tenere la frenata molto molto a lungo, diciamo, e profonda, con tanto freno. Andiamo avanti. Quasi al 3, si frena, pam! Io poi uso questa tecnica in questa curva. Cerco di stare tutto interno per cercare di mettere l'auto il prima possibile dritto. Ho visto anche che tanti la facevano anche molto di percorrenza andando larghi, però io proprio non riuscivo ad usare l'acceleratore. Quindi qua, come vedrete, sto molto cucito al cordolo, cerco di mettere l'auto dritta e vado giù tutto. Infatti vedete qua, come vi dicevo prima, la frenata è quasi al 100% e siamo a fine frenata.
qua sto tutto cucito, sono quasi dritto, vai giù tutto, qua purtroppo mi è partito un po', e via, verso la chicane, qua si frena quasi al cartello 2, ecco qua avevo già iniziato a frenare. Anche qua frenata lieve, non dobbiamo frenare tanto l'auto perché dobbiamo cercare di buttarla dentro sopra il primo cordolo, saltarci proprio sopra di netto il primo cordolo, stare dritti, andare dritti proprio sul secondo cordolo a sinistra e prepararci al tornantino che ci sarà verso destra. Ok? Quindi riassumendo, frenatina leggera, si punta al cordolo interno, dritti sul cordolo che troviamo a sinistra e poi pronti a fare il tornantino a destra. Così si va sopra il cordolo di arroganza, anche qua dritti sopra il cordolo e qui via a destra. Si cerca di sfruttare tutto all'esterno, non è semplice. E si arriva alla prossima chicane. Qui bisogna andarci proprio prepotentemente sui cordoli. Ci si arriva, non dico che ci si arriva proprio sotto in pieno, ma quasi. Vedrete una frenatina lieve a sinistra, una frenatina lieve sulla curva di destra e poi super dosata di acceleratore. Vedete, ci si arriva quasi sotto, frenatina lieve. Qua in questo caso non l'ho fatta la frenatina lieve perché l'ho inserita veramente bene. E si arriva poi anche a questo punto molto difficile, soprattutto l'uscita. Qui si stacca al cartello 2, arriviamo al punto di staccata. Prima del cartello 2, adesso frenerò appena metterò play, anzi se vedete c'ho già il freno appena premuto. Anche qui è frenatina lieve, si cerca di portare dentro la macchina e si scala marcia solo praticamente quando siamo quasi dentro la curva, si appoggia, si mette la seconda, si molla tutto. Perché in questo modo la macchina riesce a star bene dentro la curva. Di conseguenza, se riusciamo ad impostare bene questa curva e ad entrarci bene, riusciamo anche a non frenare all'inserimento della curva a destra che ci sarà dopo. Vediamola. Si arriva a frenatina leggera, seconda che la tiene bene dentro. Io qua ho fatto una frenatina, occhio qua all'uscita, occhio. E qua si tiene tutto metà gas, senza fretta, frenatina lieve e si molla tutto. Tutta percorrenza, qua occhio con il gas, si sacrifica per fare perfettamente l'ultima curva. Occhio con il gas e giù tutto. Ok, questo è un giro di Alabama con la Shelby. Il traguardo è quasi in curva, io in questo caso l'ho affrontata normalmente. Ok, vi lascio il giro completo senza il mio commento. Iscrivetevi al canale per non perdervi le prossime analisi.